Buonasera dallo Stadio Olimpico Roma, dove tra pochi minuti inizierà il match valido per la 21esima giornata tra Roma e Cagliari. Un match importante per la Roma, anche alla luce dei risultati di ieri e del pomeriggio. Come sempre, qui accanto a me Emanuele Sabatino per commentare il match della Roma. Buonasera a te Massimiliano e a tutti i radioascoltatori. Emanuele, una partita importante, importantissima, che potrebbe cambiare un po' la stagione, no? Potrebbe dividere la stagione in due, potrebbe iniziare un altro campionato adesso per la Roma. Partita fondamentale, perché la Roma è stata alla finestra ieri sera e in tarda mattinata oggi, sperando qualche X in questi scontri diretti, che non arriva mai quando deve favorire la squadra giallorossa, e adesso si cavolge la situazione, perché la Roma ovviamente ha tutto da perdere da questa sfida, che nasconde più insidie di quanto si pensi. Sì, la vittoria giallorossa indubbiamente porterebbe a un campionato mai scaglionato, dove ci sarebbe una lotta a 3 per lo scudetto, una lotta a 2 per la seconda e terza piazza, ovvero Roma e Napoli, staccate per giocarsi l'Europa League, Lazio, Inter e Milan. Le squadre retrocesse sono già retrocesse, insomma, e poi c'è tutto l'intermezzo, che già può giocare tranquillamente una stagione senza patemi di domino alla sola terza giornata di ritorno. Assolutamente sì, il Cagliari è tranquillissimo in classifica, ha ben già 16 punti di vantaggio dal Palermo, che oggi è uscito nuovamente sconfitto contro l'Inter per 1-0 alla favorita. Palermo ormai sembra già abbandonato a se stesso, alla Serie B. Palermo, Crotone e Pescara hanno fatto veramente un campionato a parte, ma in negativo. Invece Juve, Roma e Napoli questa sera, ovviamente se la Roma riuscisse a battere il Cagliari, Emanuele, potrebbero fare invece un campionato a parte in senso positivo. Ancora per la Roma, se ne incarica Emerson Palmieri proprio sotto la nostra postazione, poi all'indietro per Federico Fasio al piccolo trotto. La Roma cerca di capire la disposizione del Cagliari, di ovviamente di colpire poi quando lo ritiene opportuno. Pallone per Diego Perotti, spalla alla porta molto lontano dalla porta di Rafael, poi riesce a girarsi Perotti, pallone per Emerson Palmieri che viene dentro al campo dei rossi, di prima a girare per Kevin Strootman, lato scoperto del Cagliari. Adesso c'è Bruno Perez che sale a destra sul fondo, Bruno Perez cerca il cross in mezzo per Inzeco, non arriva Perotti di testa, il primo tiro in porta della Roma, la parata facile di Rafael. Buona l'azione della Roma qui, Perotti è braccato dal suo marcatore, quindi dovrà salire in cattedra Emerson Palmieri e prendersi qualche responsabilità in più, come ha fatto qui, perché è venuto in mezzo al campo a giocare con il destro, con il suo piede naturale. Apertura per De Rossi, cambio di gioco, Strootman, Bruno Perez, cross, e buona la conclusione di Perotti, purtroppo debole. Emerson Palmieri, eccolo Diego Perotti, pallone ancora per Tony Rudiger, la palla sul destro, riesce a metterlo dentro per Zeko! Zeko! La sblocca lui! 54 sul cronometro, Roma 1, Cagliari 0! Tra le proteste del Cagliari, un capannello di giocatori nei pressi di guida per protestare forse sullo smarcamento di Edin Dzeko, col guardalinea che ci ha messo un quarto d'ora a indicare con la bandierina il centrocampo, la posizione irregolare, e per il Cagliari che si è venuto a giocare la strada di casa oggi va sotto. Edin Dzeko sbaglia la prima, la seconda non perdona, batte Rafael e toglie un incubo grosso dalla mente dei tifosi e dei giocatori della Roma. Per Emerson Palmieri, esce da una serie di rimpalli, poi viene messo giù all'altezza del vertice destro del rigore, arriva il secondo cartellino giallo per il Cagliari. Cepitelli, bella azione di Emerson Palmieri, fallo netto di Cepitelli. Una volta messo in moto Emerson Palmieri, quasi, quasi imprendibile quando parte in progressione, sposta poi il pallone col mancino, veramente una frazione di secondo. Cepitelli, che è un difensore grosso, un centrale abbastanza macchinoso, lo atterra senza fronzoli. La Roma può beneficiare di questo calcio di punizione, quindi sul vertice sinistro dell'area di rigore. Sì, vertice sinistro dell'area di rigore, vediamo chi andrà sul pallone,
mentre andrà un destro, va proprio Daniele De Rossi, mentre in mancanza di Paredes, di Totti, di, insomma, di altri specialisti, la Roma deve fare di necessità virtù, e quindi calcio di munizione per la Roma. Vediamo se la traiettoria a rientrare verso la porta. De Rossi probabilmente ha chiamato anche uno schema, un qualche gesto, vediamo come giocherà questo pallone la Roma. Guida, redarguisce i giocatori in area di rigore, eccolo De Rossi sul secondo palo, arriva il pallone per Raja, Nainggolan! Una staffilata di Nainggolan, è bravissimo Rafael a dirgli di no, destro non angolatissimo, ma bravissimo Rafael, è bravissimo Nainggolan, qua poteva fare una figuraccia colossale. E invece ha fatto un gran tiro, ha trovato un grande Rafael. Cambiano i portieri del Cagliari, ma sempre grandi protagonisti contro la Roma. Dopo Storari all'andata, oggi Rafael ha detto prima di no alla conclusione di Diego Perotti, adesso a quella di Raja Nainggolan. Rafael è un portiere non troppo alto, ma va veramente giù in un batter d'occhio, rapidissimo. Risultato, la Roma ha battuto il Cagliari 1-0 grazie al gol di Edin Dzeko al 54esimo. Quindi dall'Olimpio è veramente tutto, e quindi da Massimiliano Guerra ed Emanuele Sabatino l'augurio di una buona serata e il proseguimento con i programmi di Roma Daily Radio.